ho scoperto che fingi di andare a pugilato. Dove cavolo vai? La signora Daria mi insegna a ballare. Ti insegna a ballare? Cosa c'è di strano nella danza? Cosa c'è di strano nella danza? Perfettamente normale. È perfettamente normale. No, non ho ballato. Già, da giovane ballavo. E tutti ci dicevano che avevo talento. Avrei potuto fare la ballerina professionista. Tu non ti intromettere. Ma se dici le cose a Piffero, mi sento autorizzata ad intromettere. E va bene, va bene, va bene. La nonna ballava. Le ragazze ballano. Billo, i ragazzi fanno pugilato, lotta, non ballerina. Che i ragazzi fanno lotta? Non iniziare, Billo. Non vedo cosa c'è di sbagliato. Lo sai cosa c'è che non va? No, non lo so. Sì, lo sai perfettamente bene, perché mi prendi. Billo. No, quel ballo non è solo per finocchi. Guarda, tutti hanno ufficio in macchina. Guarda Roberto Bolle. 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 Vuol dire che almeno si pensa alle cose serie. Bolle. Butto la pasta. Mi ricordo di Ted Astaire. Lui sì che era un perfezionista. Lo andavo a vedere il sabato pomeriggio al Sempione nei film con Gigi e Roger. E poi portavo tua madre alla zattera a ballare. Meraviglioso. Ma vuoi smettere tu? Ti odio! Billo! Billo! Gabriele? Se lui ha intenzione di provare, lascia che vada fino in fondo. Potrebbe voler dire per lui perdere la ragazza, la moglie, i parenti, il lavoro e forse anche la testa. Potrebbe voler dire gelare su una panchina di riparo. Potrebbe voler dire non mangiare per 3 o 4 giorni. Potrebbe voler dire lo scherno, l'isolamento, la delusione. Tutto un test dell'esistenza per vedere fino a che punto sarà veramente disposto a farlo. Ma lui lo farà, nonostante i rifiuti e le peggiori probabilità di successo. E sarà meglio di qualunque cosa lui possa immaginare. Sarà da solo, con gli dèi, e il fuoco incendierà le sue notti. Se lui ha intenzione di provare, lascia che vada fino in fondo. Non c'è niente come questo. Alla vecchia, pure nei sogni però.